Buongiorno a tutti, benvenuti e grazie perché alzarsi di sabato mattina e cercare di trovare del tempo per riflettere, per pensare, anche per incontrarsi, come non sempre viene spontaneamente facile. In Caritas da anni prendiamo proprio impegno di provare ad approfondire, a capire il messaggio della giornata mondiale della pace che in quest'anno Papa Francesco e altri papi negli anni successivi, negli anni precedenti ci hanno consegnato. E crediamo che sia un po' così a inizio d'anno un augurio da dover custodire in qualche modo, è un po' ciò che ci viene consegnato e sul quale spesso abbiamo un po' la difficoltà a conservare questa consegna. La leggiamo, vediamo un po' il titolo e poi la lasciamo un po' cadere. Ecco, il tentativo non è di imporre niente rispetto a questo processo, il tentativo è comunque di riuscire a fare in modo che ciò che ci viene consegnato, ciò che ci viene proposto diventi poi patrimonio, diventi un'occasione di riflessione, di impegno, anche di visione con la quale confrontarci. Quest'anno per riflettere un po' su questo abbiamo invitato Tonio Dall'Oglio, gli abbiamo messo sulle sedie, o se non sulle sedie, gli abbiamo consegnato la sua biografia, sacerdote impegnato da tempo nell'impegno per la pace, per i diritti umani, per la giustizia sociale, diciamo, quindi di sicuro è un patrimonio da condividere molto interessante, soprattutto profetico, come diciamo prima. E abbiamo chiesto, come sempre, al nostro direttore, Don Ben, di sviluppare con gli ospiti che invitiamo un dialogo che possa permetterci di avere una visione sempre più completa e profonda di queste tematiche. Non perdo altro tempo, do subito la parola a Tonio. Il messaggio di quest'anno ha una direttrice molto chiara. Quando già si introduce un cammino di speranza, poi declinando una serie di azioni per cui questo cammino poi diventa concreto, ci dà subito una direttrice su cui muoverci. La speranza non è un qualcosa da aspettare, non è qualcosa che resta fermo lì e chissà se succede. La speranza nasce da un cammino che nasce dalla fatica di mettersi in moto. Ecco, questo è l'aspetto che abbiamo colto, questo è l'aspetto col quale vogliamo iniziare. Ecco, è un cammino, quindi insomma non spaventiamoci, siamo solo all'inizio e se può essere e può sembrare faticoso. Grazie a Antonio, grazie a Don Ben di questa disponibilità e buona mattinata. Grazie Oliviero, grazie Don Ben, ma grazie soprattutto a voi che eroicamente siete qui a condividere questo momento. E lo dico, guardate, semplicemente perché sono convinto che stiamo scivolando in maniera quasi per certi versi inconscia e percettibile verso un individualismo persino della riflessione che non dà conto, come dire, dei cammini collettivi, comunitari e non ci rimette realmente in piedi, per cui tutte le occasioni che possiamo cogliere per condividere questa la riflessione diventa importante. Scusate, a me piace scherzare, Olivier lo sa, ma qualche giorno fa una mia amica che insegna in una scuola materna mi diceva, sai, ho spiegato ai bambini, condividere, è importante condividere, e a un certo punto un bambino, il giorno dopo addirittura, quanto rimane poi impresso, piangendo ha detto, signora Giussi, maestra Giussi, Riccardo non vuole condividere con me la sua merenda. E io ho detto, non si dice condividere, si dice condividere,
E lui ha detto, no, no, lui non me la vuole proprio dare. Condividare, dovremmo forse ampliare a qualche neologismo nuovo anche questo. Quindi noi, se vogliamo condividare, anche, è importante, perché si tratta davvero di consegnare non soltanto ciò che abbiamo, no? Ma anche quello, il frutto del nostro cammino, le conseguenze, le riflessioni che facciamo. E ringrazio particolarmente Oliviero, perché già in questa premessa che faceva coglie quello che per me è centrale in questo messaggio, perché vedete il tema, lo avete visto, la pace come cammino di speranza, dialogo, riconciliazione e conversione ecologica, no? E quindi troppo frettolosamente probabilmente anche i commentatori in questi giorni si sono concentrati moltissimo sui tre punti nodali del dialogo, della riconciliazione e della conversione ecologica, e invece a me, come ad Oliviero, forse perché apparteniamo alla stessa scuola, ha colpito molto di più quell'altra polarità bella, che è appunto il cammino e la speranza, che non possono che essere interdipendenti, cioè non possono stare staccati. Non c'è cammino senza speranza, ma così come non c'è speranza senza cammino, no? E quindi il fatto che il Papa ci, come dire, ci sproni, anzi apra l'anno nuovo e poi la riflessione appunto sulla pace, non mi piace dire l'idea e né il concetto, ma la realtà di una pace intesa innanzitutto come cammino, a mio avviso diventa importante. È tutt'altro che una visione statica che il Papa ci consegna della pace. La pace è un cammino, cioè è un cantiere, e quindi un cantiere sempre aperto, un cantiere in cui non apparirà mai il cartello di fine lavori o quello di personale al completo, come è tipico a volte nei cantieri. No, si pone in quella logica che è tutta evangelica del già e non ancora, cioè di quello che abbiamo già acquisito, perché nessuno deve deprimersi pensando ad una situazione irrimediabile, ad una situazione ormai compromessa, ai conflitti a volte sempre nuovi, alle terze guerre mondiali appunto a pezzetti, eccetera, e lasciarsi schiacciare da questa visione. Al contrario, noi dobbiamo constatare anche che dei passi in avanti si sono fatti, sia nelle micro situazioni, micro relazioni, sia nelle relazioni internazionali, e che alcuni passi, pensate soltanto allo sviluppo anche della stessa diplomazia, non voglio scomodare altre strade che pure mi stanno a cuore, ma semplicemente quello della diplomazia probabilmente non erano pensabili o non erano così sviluppate fino a qualche anno fa. Per cui voglio dire, noi delle conquiste, dei passi in avanti, li abbiamo fatti, soltanto che il labbro, come dire, del già non coincide, forse non coinciderà mai con quello del non ancora, no? Abbiamo sempre un cammino da fare, un cammino. Io le cose che dico molto spesso le ho mutuate a volte, diciamo, da quell'amicizia molto bella e collaborazione con Don Tonino Bello. E lui a un certo punto, parlando appunto della pace come cammino, dice: a dire il vero, non siamo molto abituati a legare il termine pace a concetti di amici. Raramente sentiamo dire: quell'uomo si affatica in pace, lotta in pace, strappa la vita coi denti in pace. Più consuete nel nostro linguaggio sono invece le espressioni: sta seduto in pace, sta leggendo in pace, medita in pace e ovviamente riposa in pace. La pace, insomma, ci richiama più la vestaglia da camera che lo zaino del viandante, più il comfort del salotto che i pericoli della strada, più il caminetto che l'officina brulicante di problemi.
più il silenzio del deserto che il traffico della metropoli, più la penombra racconta di una chiesa che una riunione di sindacato, più il mistero della notte che i rumori del meriggio. Occorre forse una rivoluzione di mentalità per capire che la pace non è un dato, ma una conquista. Non un bene di consumo, ma il prodotto di un impegno. Non un nastro di partenza, ma piuttosto uno striscione di arrivo. La pace richiede lotta, sofferenza, tenacia, esige alti costi di incomprensione e di sacrifici. Rifiuta la tentazione del godimento, non tollera atteggiamenti sedentari, non annulla la conflittualità, non ha molto da spartire con la banale vita pacifica. Sì, la pace, prima che traguardo, è cammino, e per giunta cammino in salita. Vuol dire allora che ha le sue tabelle di marcia, i suoi ritmi, i suoi percorsi preferenziali e i suoi tempi tecnici, i suoi rallentamenti e le sue accelerazioni, forse anche le sue soste. E se è così, occorrono attese pazienti. E sarà beato per te, operatore di pace, non chi pretende di trovarsi all'arrivo senza essere mai partito, ma chi parte col miraggio di una sosta sempre gioiosamente intravista, anche se mai su questa terra si intende pienamente raggiunto. Scusatemi l'ampiezza della citazione, ma ho tentato fino a ieri sera a notte di tagliarla e non ci sono riuscito, nel senso che sta bene così. Io non so come la viviate voi questa tensione, perché la pace è tensione, intesa proprio come sporgersi, come cammino, appunto, come intraprendere, no? Credetemi, è triste dirlo, ma la parola pace è quella più utilizzata nelle lapidi dei cimiteri, no? La parola pace. È strano, no? Noi abbiamo un'idea, e probabilmente anche c'è un apporto interessante e bello, fecondo persino, però per quanto riguarda questo aspetto fuorviante, persino delle religioni orientali, no? Dove la pace è, che se io, la tarassia, la pace è l'immobilità, no? Eccetera. Qua invece davvero la pace è qualcosa di diverso. E l'altra tentazione che abbiamo in relazione alla buona capacità di comprensione della pace come cammino è che per noi la pace è piuttosto assenza di guerra che cammino da compiere nella giustizia. Sapete che c'è stato per i più giovani qualche tempo fa ormai un concilio Vaticano II che ha posto anche l'accento su questa riflessione, e in un documento che si chiama Cosmet Spes, al numero 78, quando riflette sulla pace e cerca una definizione della pace stessa, dice: la pace comincia dal negativo, la pace non è assenza di guerra, non è equilibrio di forze, ma può con tutta esattezza essere definita opera di giustizia. Guardate che quella intuizione che finalmente sottraeva la pace alla contrapposizione alla semplice contrapposizione con la guerra, riscattava anni e anni di oblio, di dimenticanza di una tradizione profetica che pure c'è, dove la pace è appunto opera di giustizia. E per capirlo non è così difficile, insomma. Voi provate a dire ad un signore, ad una persona, ad un uomo, insomma, che ha perso il lavoro, che sta in cassa integrazione, eccetera, che è fortunato perché sta in una nazione in cui c'è una situazione di pace, non c'è la guerra, insomma, via. Ecco, chi sta in pace perché non c'è la guerra. E vi chiedo di descrivermi il suo sguardo, se non la sua reazione, corredata da qualche imprecazione, no? E provate a dire, io penso che il testo sia importante almeno quanto il contesto. Allora, dire la parola pace
in un salotto buono e borghese, no? Non è la stessa cosa che dire la cittadella della carità. Poi andate un po' in giro, no, a qualcuno qui, degli ospiti, degli utenti, dei frequentatori di questa cittadella e dire dai, dai, che sei fortunato che noi non abbiamo la guerra. La guerra ce l'hanno dentro, ce l'hanno ogni giorno ed è una guerra a volte per la sopravvivenza, no? La ricerca della pace è opera di giustizia, è qualcosa di completamente, cioè non di completamente, di qualcosa di più importante, di più profondo, di più alto, se volete, della semplice assenza di guerra. E questo cammino è di conseguenza parente stretto o condizione indispensabile della speranza che abbiamo detto. E perché, guardate, tante volte, no, anche qua è fuorviante il luogo comune che si è accumulato nella polvere del tempo e del pregiudizio, diciamo, sulla speranza, no? E quel detto che dice chi di speranza vive, disperato muore. Io ho sempre immaginato, ho pensato invece che chi di speranza vive non muore piuttosto. Non so se, cioè, davvero la speranza è il carburante della nostra esistenza. E il Papa dice nel messaggio: si tratta di un atteggiamento umano che contiene una tensione esistenziale, che qui va intesa anche come, a mio avviso, come vitale. La speranza è, dice sempre il Papa, la virtù che ci mette in cammino, usa l'espressione bellissima, dice che ci dà le ali per andare avanti, perfino quando gli ostacoli sembrano insormontabili. E qualche tempo fa Olivier, un giornalista, diciamo, che non aveva niente da fare, mi aveva chiesto, fatto delle domande, poi a un certo punto mi ha chiesto chi c'è nel suo Pantheon. Adesso si usa dire così, no? Ci sono i punti di riferimento della tua vita, eccetera. Io ovviamente ho detto Don Tonino Bello, ho detto anche altre persone, ma questo. E poi mi è venuto, detto, no, c'è anche uno scrittore, poeta latinoamericano che si chiama Eduardo Galeano, intervistatore, non lo conosceva, e perché davvero penso che abbia detto delle cose originali, che abbia avuto delle intuizioni. E lui dice a un certo punto questa cosa: l'utopia è all'orizzonte. Mi avvicino di due passi e lei si distanzia di due passi. Cammino 10 passi e l'orizzonte corre 10 passi. Pertanto che cammini non la raggiungerò mai. Allora a che serve l'utopia? Mi serve per questo, perché io non smetta mai di camminare. Allora, ragazzi, il vero dramma oggi, in maniera particolare proprio delle giovani generazioni, per quanto mi è dato di comprendere, vedete, non è tanto molte delle questioni di cui si parla anche della comunicazione in generale. E io penso che il dramma più profondo stia nella castrazione del sogno, cioè nel fatto che in qualche modo non si sogni più e che si considera sogno la possibilità di venire in possesso dell'ultimo modello di iPhone, che ne so, o della PlayStation, o non so per quale altro sogno, capo d'abbigliamento, no? O che per gli adulti i sogni iniziano varcando la soglia della sala scommesse o del gratta e vinci, che ne so, cioè, no? Che si nasconde dietro quella patina il sogno. Non siamo più capaci, o perlomeno è venuto meno, si è molto sottolineato, la capacità di un sogno alto, in nome anche di un realismo. Noi abbiamo avuto continuamente in questi anni governi che dicevano, che ci invitavano al pragmatismo. Questo finalmente è il governo dei fatti. Non perché mi piace vadere dalla realtà, al contrario,
perché se tu non hai un sogno, un'utopia, anche lontana, non ti metterai in cammino per cercare in qualche modo di raggiungerlo. Mai, ripeto, al 100%. Ecco perché cammino e speranza, no? Io qui lo traduco come utopia, come sogno, per renderlo anche più vicino ai nostri linguaggi, ma cammino e speranza sono, come dire, condannati a stare attaccati, a stare insieme, si integrano in questo senso. È per questo che il Papa insiste in questa prospettiva, non perché lui veda soluzioni che noi non vediamo o possibilità, come dire, vie d'uscita dalla logica della guerra e dell'ingiustizia che noi non vediamo, ma semplicemente perché ci crede, crede alla capacità che ogni uomo ha di poter contribuire con i propri sforzi, con le proprie capacità, con la propria immaginazione, con la propria creatività, con lo studio, con la fedeltà al dovere quotidiano, con, come dire, guardate, con tutti gli strumenti, i mezzi che ha per arrivare appunto a conquistare, a raggiungere un pezzo di questo cammino verso la pace, non il cammino completo, quanto invece. E tra le tentazioni, attenzione, che il Papa indica che frenano, no? Le condizioni che frenano questo cammino di speranza, chiamiamolo così per mettere insieme esattamente le due cose, come il messaggio lo chiama, la pace come cammino di speranza, beh, indica spesso, in vari punti peraltro del documento, del messaggio, quello della paura. La paura. Dice: la pace e la stabilità internazionale sono incompatibili con qualsiasi tentativo di costruire sulla paura della reciproca distruzione o su una minaccia di annientamento totale. Sono possibili solo a partire da un'etica globale di solidarietà e cooperazione al servizio di un futuro modellato dall'interdipendenza e dalla corresponsabilità dell'intera famiglia umana di oggi e di domani. E che ogni situazione di paura, di minaccia, alimenta la sfiducia e il ripiegamento sulla propria condizione. Cita il Papa una parte del discorso che ha fatto a Hiroshima e a Nagasaki, poi nell'ultima visita in Giappone. Spesso noi abbiamo condannato l'uso delle armi nucleari o la corsa agli armamenti per la capacità che queste hanno di distruzione. No? Ma non consideriamo a sufficienza quanto invece la corsa di armamenti, accumulare armi di distruzione, strumenti di morte, causa almeno altri due effetti. Da una parte è un dispendio che voi non potete immaginare, che noi non possiamo immaginare. Io sono rimasto molto male, molto perplesso, no? Sapete che c'è stato il 3 gennaio scorso un drone che ha lanciato due missili contro delle automobili in Iraq, in cui è morto il numero 2 del regime iraniano, no? E poi altri collaboratori, no? Quei missili sono partiti da un drone che, come sapete, appunto è un aereo, diciamo così, a guida remota e quindi non guidato da persone. Io sono andato a informarmi quanto costava quel drone. Solo quello costa 64 milioni di euro. 64 milioni di euro. Ed è uno strumento di morte. Tra l'altro l'aviazione italiana ce ne ha tre di questi 64 milioni ciascuno di questi qua.
ed è incomparabile rispetto a tutto. Allora, come dire, è uno spreco di risorse che potrebbero essere investite per la vita. Quando ho visitato l'Afghanistan mi rendevo conto che forse la presenza straniera, di militari stranieri in qualche modo avrebbero potuto, no, in quel caso anche come dire, dissuadere o perlomeno il regime dei talebani, no, ha salvato la gente dallo scacco, no, dal tallone di questi fondamentalisti, eccetera. E non chiedevo alla gente, ma voi che cosa ne pensate? E la presenza militare straniera, ormai come in Afghanistan ci sono proprio tutti, o ci sono stati, no? Dico, e c'è stato un signore che ho incontrato ad un mercato di Kabul, il quale mi diceva, sa che cosa dico io? Dice, se invece che bombardare con le bombe avessero bombardato con il pane, avremmo raccolto molto più consenso verso la civiltà che voi volete portarci che non verso i talebani. Cioè, la cosa che volevo dire in maniera molto semplice col signore era che davvero il consenso forse riusciamo ad averlo attraverso questi strumenti di vita piuttosto che quelli di morte, no? E l'altro polo, molto legato a questo, non è soltanto lo spreco di risorse, quindi, come dire, una immoralità delle armi prima ancora che vengano utilizzate, ma l'altro è che se io mi sto armando, mi sto armando perché mi voglio difendere contro un ipotetico attacco, invasione, oppure mi sto armando per poter invadere, eccetera. Tutto questo non crea un ambiente di fiducia, un clima di fiducia nel mondo, no? E, insomma, non so se riesco a comunicarvelo, quando noi investiamo nelle armi stiamo investendo di fatto nella minaccia, nella paura, che crea esattamente un clima, alimenta la sfiducia e il ripiegamento sulla propria condizione. Non possiamo pretendere, dice il documento, di mantenere la stabilità nel mondo attraverso la paura dell'annientamento, in un equilibrio quanto mai instabile, sospeso sull'orlo del baratro nucleare, chiuso all'interno dei muri dell'indifferenza, dove si prendono decisioni socio-economiche che aprono la strada ai drammi dello scarto dell'uomo e del creato, invece di custodirci gli uni gli altri. Queste sono le parole del messaggio. E poi veniamo, e qua per non prendere davvero troppo tempo vi dico soltanto, almeno in maniera più telegrafica, un po' alcune riflessioni, e veniamo ai tre poli, no? Quello del dialogo, della riconciliazione, della conversione ecologica, perché io non vorrei che da queste considerazioni qualcuno potesse ricavarne poi la riflessione secondo la quale, vabbè, tutto questo, noi sicuramente non siamo quelli che acquistano le armi, sicuramente non siamo quelli che dichiarano le guerre, sicuramente non siamo tra quelli che protagonisti delle politiche internazionali, né possiamo creare posti di lavoro, non siamo nelle condizioni per cui tutto quanto viene delegato ad altri. No, scusatemi, queste tre strade che Papa indica, dialogo, riconciliazione, conversione ecologica, e sono alla portata di tutti, ed è interessante proprio per questo. E a partire dal dialogo, vedete, qui c'è Luigi Di Salvia che è responsabile di un movimento dalla parte italiana, di un movimento anzi anche europeo, no? Di un movimento appunto che è le religioni per la pace, no? Voi immaginate soltanto se riuscissimo a costruire perlomeno, no, un dialogo tra le diverse fedi, che significa dialogo, attenzione, non il parlarsi, ma il conoscersi, il frequentarsi, imparare a stimarsi, imparare a comprendere quanta ricchezza, quanta profondità c'è nella fede dell'altro. No?
e che nell'idea, nella mente, nel sogno, nel progetto dell'unico Dio, perché poi possiamo chiamarlo in maniere diverse, però dell'unico Dio, non c'è questa volontà di pace e mai di distruzione, di morte, di violenza. E quindi congiungere le forze per andare in quella direzione, per costruire soprattutto in quella direzione, fosse soltanto questo il dialogo, sarebbe già un pezzetto importante. E questa, attenzione, si può fare sì con incontri internazionali, ma lo si può fare in una classe qualunque ormai, anche in Italia, in Francia, in Gran Bretagna, probabilmente da molto tempo, in Olanda, in Belgio, perché appunto l'intercultura e l'interreligiosità ormai si respira da tempo, ma anche qui, no? Riuscire davvero a conoscersi, a frequentarsi, ad apprezzarsi, questo diventa essenziale. Ma poi anche il dialogo, guardate, io non lo so, ma quando si dice, c'è un proverbio indiano antico che diceva: prima di giudicare l'altro fai 7 miglia nei suoi sandali, no? Che è diverso persino di indossare i panni dell'altro, è proprio provare, come dire, la scomodità di quei sandali, o la comodità, non lo so, o comunque mettersi ancora una volta in cammino, no? Ecco, io penso che il dialogo ci aiuti a comprendere la condizione dell'altro e a guardare un poco il mondo con gli occhi dell'altro. È un'espressione che Don Torino Bello usava spesso, era avere in corpo l'occhio del povero, no? Perché è diverso, ti cambia la vita se cominci a guardarlo con un altro sguardo, lo sguardo degli sconfitti, degli ultimi. Ecco, allora, dialogo concretamente, lungi dall'essere il dibattito televisivo, è tutto questo. E se è tutto questo, allora la parola più vicina al dialogo è ascolto, che è quasi, direi, silenzio. Cioè, non so se è chiaro, è ascoltare. Io nei dibattiti televisivi che seguo, che vedo, i talk show, queste cose qua, mi rendo conto che ciascuno, mentre l'altro parla, sta pensando alle contromisure, alla risposta più efficace, alla maniera, non sta cercando di capire, ma in quello che l'altro mi sta dicendo, quale parte di verità c'è. Nessuno di noi la possiede per intero. Allora, che cosa vuole dirmi? E perché mi dice questo? Perché è arrivata a questa determinazione? No? Ecco, io penso che questo cammino, questo è dialogo, tutto il resto è mistificazione del dialogo. E se noi vogliamo davvero fare del dialogo una via maestra per costruire la pace, per educare la pace, ecco, diventa assolutamente importante. E poi non vi sarà mai pace vera se non saremo capaci di costruire un più giusto sistema economico, scriveva il Papa precedente, Benedetto XVI, 10 anni fa, nella lettera Caritas in Veritate. E poi diceva: la vittoria del sottosviluppo richiede di agire non solo sul miglioramento delle transazioni fondate sullo scambio, ma non solo sui trasferimenti delle strutture assistenziali di natura pubblica, ma soprattutto della progressiva apertura in contesto mondiale a forme di attività economica caratterizzate da quote di gratuità e comunione. E tutto questo Papa Francesco lo inserisce nella parte riguardante la riconciliazione, quasi ad indicare, attenzione, che non è una riconciliazione a buon mercato, dai saldi di fine stagione, non è un scambiatevi un segno di pace. Vi faccio sorridere. Una volta ero a Londra in una chiesa cattolica e dice: scambiatevi un segno di pace. Io e c'era uno che diceva: cos'altro? Io: oh, mazza, cioè, se possono prendere pure malattie, e scambiare se il massimo dello sporgersi verso l'altro, di augurarvi la pace, donarvi la pace, per la fine, era questo gesto così di distaccato. Anche i giapponesi ancora peggio, poi, no? Quelli manco la testa, perché non so, capite? E questo, no?
non è questo la riconciliazione. La riconciliazione è metterti in gioco. Vedete, con Oliviero, con Andrea, con molti miei compagni di strada in questi anni, noi abbiamo organizzato tante iniziative con un cartello più ampio, dove quelli che credono nella pace, non è che sono tutti cattolici doc, ci sono anche quelli che dicono di non credere, quelli che credono in un Dio diverso da tuo, credono in un organo in maniera diversa da tuo, credono in una fede diversa dalla tua, eccetera. E tante volte attorno a quei tavoli mi sono chiesto qual è lo specifico dei cristiani? Che cosa porto io come con la freschezza del Vangelo? E più volte mi sono ripetuto che è proprio questo della riconciliazione e del perdono, che difficilmente si ritrovano incastonati in altre culture, almeno con l'esigenza vera dell'amore dei nemici, del perdonare fino a 70 volte 7, no? Cioè, esigente il Vangelo in questo senso qua. E quindi, come dire, però mi rendo conto che oggi, ormai, cioè, non ci può essere pace se non appunto in questa, se non investiamo in tutto questo. E allora anche qui l'apporto di ciascuno. Infine la conversione ecologica, scusate, perché anche lì penso che ciascuno poi abbia sviluppato anche una riflessione. Ma anche qui, guardate, è la conversione ecologica, che quindi sottolinea intanto una dimensione personale che riguarda i nostri stili di vita, le nostre abitudini. E vi prego, non si tratta soltanto della differenziata, della raccolta differenziata. Se la fate, tanto di guadagnato per me, e beh, è importante, fatela, non se la fate. Bisogna, non so se a Roma lasciamo stare. Vabbè, io non abito a Roma, nel dubbio fate. Nel dubbio però fate, giustamente, almeno facciamo. E poi voglio dire, ma è proprio uno stile di vita, no? È un rapporto nuovo con il creato, con l'acqua, con la terra, con l'aria. Cioè la capacità di chiedersi ogni volta, questa è conversione, no? Ogni volta quale impronta, quale impatto io sto lasciando con questo gesto, con questa scelta, no? Dopodiché, accanto a questo, è chiaro che devo proprio pretendere che a livello imprenditoriale, a livello istituzionale, si facciano scelte che vadano in tutto questo. Dice il messaggio, e mi avvio quindi alla conclusione, ho preso troppo tempo, tale conversione va intesa in maniera integrale, come una trasformazione delle relazioni che intratteniamo con le nostre sorelle, i nostri fratelli, con gli altri esseri viventi, con il creato e la sua ricchissima verità, con il creatore che ne è origine di ogni vita. Per il cristiano, essa richiede di lasciare emergere tutte le conseguenze dell'incontro con Gesù nelle relazioni con il mondo. E allora capite che davvero non è un'invenzione degli ultimi anni. Io ricordo quando con Tonino Bello, ormai insomma 30 anni fa, 35 anni fa, diceva: il patto della pace è sempre trigenio, pace, giustizia e salvaguardia del creato, pace, giustizia e salvaguardia del creato. E noi abbiamo contribuito persino a realizzare delle assemblee ecumeniche negli anni 80, che avevano esattamente queste esigenze questa proposta. Per cui la salvaguardia del creato non è una invenzione ultima, non è un vestito alla moda, è un'esigenza profonda. E il fatto che oggi questo sia tanto esteso, tanto diffuso, deve lasciarci davvero molto, molto, come dire, attenti e felici anche. Però deve essere una scelta, come dire, convinta, che deve vederci camminare in questa strada. Allora io penso che in conclusione il messaggio della giornata mondiale, che siamo alla 53esima appunto edizione, non sia la, come dire, la parola ultima né esaustiva
della riflessione sulla pace, altrimenti non ce ne sarebbero state 53 con la propria tessera. Ciascuno aggiunge una riflessione che però non rimanga riflessione, ma che si trasformi in vita, anzi in cammino di speranza. Grazie. Grazie Claudio, adesso lasciamo la parola a Don Ben e poi vediamo se riusciamo a fare dello spazio per fare un po' di domande. Bene, buongiorno a tutti, io metto il cronometro così perché dopo l'intervento di Tony io non ho tantissime cose da aggiungere, però qualche pennellata. Intanto grazie per quello che hai condividato con noi, perché questa parola è, come dire, come ogni linguaggio bambinese è molto, molto pregnante e dice più di tantissime cose. Condividare di metti all'angolo, cioè condividere una cosa così troviamo un piccolo equilibrio, di un pezzettino, condividare e delegare. Quindi grazie per quello che hai dato a noi. Non tranquillamente. Ci siamo. E da quello che riesco a capire qui abbiamo forse qualche gruppo di persone, qualche classe, qualche. Fatemi capire chi siete bene, perché volevo dire delle cose e così per. Quindi abbiamo qualche classe di scuola o che scuola siete? Benedetto da Norcia, perfetto, c'è una classe o due? Una classe. Poi i ragazzi del servizio civile, giustamente. Poi c'è qualche altro gruppo o soltanto singole partecipazioni, così. Tanto abbiamo una scuola. Dunque, io... Guardate, mentre parlava Tonio, avevo mandato due immagini, mandare un attimino anche l'altra. Tanto per capirci da dove stiamo partendo, che sono cose che sicuramente sapete, ma io vorrei che fissassimo questo tipo di immagini, no? Dove viviamo in questo mondo così iniquo e assurdo. Tu richiamavi il drone, che sono, come dire, le iniquità stravolgenti e disumane della nostra società occidentale e della società del più forte. Purtroppo stiamo in questa situazione qui, dove non ci facciamo più nemmeno caso. E altro che, cioè, tra gli animali forse c'è un equilibrio un po' più sano, e qui la potenza di fuoco schiaccia radicalmente l'altro. Allora, mentre io dico delle cose, lasciamo come sfondo l'altra di immagine, perché ecco gli F5, gli F35, c'è questa specie di potenza di fuoco che può essere della NATO, può essere degli Stati Uniti, ma può essere di qualunque altro paese che è armato fino ai denti. E in altre situazioni, altre foto potrebbero esserci con due bombe atomiche, abbiamo una potenza di fuoco superiore a tutta questa roba qua, che però se ne trasformiamo in azioni di umanità, il loro valore finanziario potrebbe diventare azioni di umanità, come dice qui, 50 ospedali, 50 asili nido, 70 case di riposo per anziani e così via. Partiamo da questa assurdità della nostra società umana, che, come dice anche Gino Strada, di umanità ce n'è ben poca in questa roba qua, o in qualsiasi azione di guerra.
Tuttavia l'assenza di guerra in alcuni paesi ha fatto dimenticare che cosa significa pace, cioè che cosa significa il dono della pace. Cioè avere il dono della pace nella nostra epoca, oggigiorno, è come se ci avesse fatto dimenticare quale grande dono è la pace. Quindi la guerra che facciamo nei paesi degli altri non ce ne rendiamo conto. Bene, e io leggendo l'intervento di Papa Francesco, la prima riflessione, possiamo anche accendere le luci, perché la prima riflessione che avevo fatto è stata veramente quale grande capovolgimento storico, antropologico, politico, sociale e spirituale ha rappresentato il Vangelo e rappresenta tuttora. Il Vangelo che è sovversivo dell'attuale ordine degli uomini. Cioè io penso che su questo non ci possiamo dimenticare. Il Vangelo è sovversivo del nostro ordine umano, perché mette in discussione questa tipologia di impostazione. Perché se devo fare una pennellata del percorso umano, diciamo così, partiamo da tre blocchi, tre categorie sulla pace. La prima è la pace biblica, ebraica, dello shalom, dell'armonia tra Dio e l'essere umano, dove io sono consapevole di essere creatura di Dio, e come lo sono io, lo è anche colui che sta a fianco a me. E se sono consapevole di questo, mi metto davanti a Dio in una chiave di fratellanza. Poi però c'è la parte, diciamo così, la pennellata greca, dove la pace appunto è assenza di guerra. E va bene, l'assenza di guerra, che tutti sappiamo che cosa significa assenza di guerra. Poi però c'è la Pax Romana, che i vostri nonni imponevano in giro per il mondo. Cioè prima individuavano il paese da conquistare, lo conquistavano facendo la guerra, poi diciamo adesso vogliamo la pace, ma la pace la facciamo come diciamo noi. E quindi non è la pace, la Pax Romana non è soltanto assenza di guerra. La Pax Romana è un detto io le condizioni perché tu possa ancora continuare a vivere o perché tu possa avere il minimo di equilibrio, e se non rispetti questi patti non c'è poi la pace, io ho il diritto di ulteriormente di... E per cui anche il famoso proverbio del si vis pacem parabellum è quantomeno attuale anche oggi. Purtroppo l'umanità sta andando verso il futuro tornando indietro, cioè forse piuttosto attuale questo atteggiamento della Pax Romana, no? Noi mandiamo prima un bel drone che lancia due missili a far fuori una persona che secondo noi diceva delle cose bruttissime per nostro conto, come in maniera ingenua il presidente, anche poi famoso, innominabile, ha raccontato in una cena, diceva cose troppo brutte su di noi e preparava delle cose brutte per la nostra nazione. Mando prima un paio di missili e poi dice però adesso facciamo la pace, adesso tu non reagire, perché poi questo è il dato di fatto diciamo così dell'impostazione purtroppo delle politiche anche internazionali della pace. Pax Romana, che non è umana, che non è dell'umanità vera più autentica. Allora, vedete, nelle cose che dice, che afferma il Papa nel messaggio che Tonio ha sottolineato, c'è la parola dialogo. La parola dialogo. Allora, qualche giorno fa un'operatrice Caritas che si occupa del bardonismo domestico
mi ha raccontato un episodio di ciò che ha incontrato in una casa dove c'è il barbolismo domestico. Non so se voi sapete che cosa sia il barbolismo domestico. Immaginatevi che non, voi non solo non pulite la vostra stanza, voi, almeno spero voi, o qualcuno per voi, vi sta spiando. E quindi il barbolismo domestico, stavo dicendo, immaginatevi non pulire una stanza, una casa per un mese, due mesi, cinque mesi, sei mesi, un anno, e non solo non pulirla, ma addirittura diventare un accumulatore seriale, o di carta, o di vetro, o di plastica, o hai uno zoo dentro casa con 10 gatti, 5 cani, più tutta la cosa che accumuli tu dentro, e così via, e sei totalmente distaccato dalla realtà. Allora, c'era questa situazione di barbolismo domestico di una persona con una professione molto seria, impegnata anche a livelli aziendali molto alta, che era in qualche modo vittima di questo discorso del barbolismo domestico, che doveva accogliere in casa un familiare che non poteva più vivere per conto proprio. Allora, gli operatori della Caritas hanno detto: dobbiamo preparare la stanza per questo familiare, però non c'era materialmente spazio né per un divano, né per il letto, né per niente, perché dentro casa non c'era spazio di niente, in un appartamento di più di 100 metri quadri. E quindi hanno detto: allora puliamo almeno una stanza per poter accogliere questa persona. E la persona candidamente aveva risposto: ma io sono sola, non ho nessuno. Che cosa traduciamo questa frase? Io, nonostante sia una professionista, nonostante sia con un livello lavorativo alto, dirigenziale e così via, non ho nessun tipo di relazione, per cui adesso ho queste cose che mi hanno riempito casa e ho la sensazione di avere stabilità nella vita. Ecco, quando non c'è dialogo, non ci sono relazioni vere tra le persone, noi ci rifugiamo a riempirci di cose. E quando ci riempiamo di cose e il materialismo, se volete così, regna, io non sono in grado né di interfacciarmi, di conoscere l'altro in un dialogo alla pari tra fratelli, figurati tra esseri umani, cioè tra esseri umani figurati tra fratelli, non sono nemmeno in grado di coltivare la pace e l'armonia dentro o attorno a me. Quindi quando il Papa dice: per vivere la pace bisogna coltivare il dialogo, sì, tra i popoli, tra le nazioni, nelle famiglie, ma nelle relazioni interpersonali semplicissime, e la guerra comincia lì, perché se non c'è il dialogo, le relazioni vere, e viviamo in un riempimento totale di cose, noi non reggiamo, soffochiamo e l'umanità svanisce. Questa è la prima. Un'altra parola che dice il Papa ad un certo punto parla di riconciliazione e cita proprio il brano del Vangelo 70 volte 7 di Pietro e così via. Allora, su questo, il nemico principale, il principale nemico del perdono è la giustizia. Se non c'è la giustizia, non c'è perdono, non c'è riconciliazione. Allora, però, vedete, la giustizia, il perdono, non è semplicemente la legalità, come oggi va molto di moda, in cui vado anche a citofonare, se serve, per dire che io sono combatto a destra. Se... questa non è, è una parte di giustizia, la legge va rispettata, questo è chiaro. Ma per vivere la pace veramente nella nostra società non basta semplicemente il rispetto della giustizia, o meglio, far rispettare la giustizia con il pugno di ferro, perché riproduce sempre questa stessa dinamica. Io ho la forza di farti rispettare le leggi, e questo però non è ancora pace, non è ancora lo shalom vero e autentico. Esiste un altro tipo di giustizia, che è una giustizia eccessiva, io lo so questo, però io personalmente credo, e in quanto credente lo dico, per vivere veramente la pace
non c'è una giustizia che deriva solo dal rispetto delle leggi, ma ci vuole una giustizia eccessiva, che noi chiamiamo perdono. Ok? Perché la giustizia delle leggi significa dare a ciascuno il suo, direbbe San Tommaso, e ripagarlo. Ma la giustizia eccessiva è sentirsi in debito con chiunque abbia un vuoto. Sentirsi in debito con ognuno se gli manca qualcosa. E vi dico questo: il perdono vero significa sentirsi in debito con il povero che manca del pane. Sentirsi in debito con lo sprovveduto che ha bisogno di aiuto. Sentirsi con l'avversario in debito, sentirsi con l'avversario che ha bisogno di riconciliazione. Oppure con lo smarrito, essere in debito con lo smarrito perché lo devi andare a cercare. Con il piccolo siamo in debito perché lo dobbiamo accogliere. Con il colpevole siamo in debito perché lo dobbiamo correggere, non punire, semplicemente. Con il peccatore siamo in debito perché lo dobbiamo perdonare 70 volte 7. E con il debitore, nei nostri confronti, siamo in debito perché gli dobbiamo dare un condono. Questa è anche giustizia. E perdono e riconciliazione. Chi manca di qualcosa è una persona verso la quale io sono in debito, è un rovesciare la situazione. E questa è la giustizia di Dio, ripeto, lo dico da credente e con la consapevolezza di non volere imporre questo tipo di visione, ma proporlo sì. Vedete, se la comunità umana potessimo dire che la comunità umana è una specie di organismo vivente, l'organismo vivente, il mio corpo, finché funzioni deve esserci assolutamente la circolazione del sangue, no? Allora, se io ricevo il perdono di Dio, come se dicesse Gesù questo a Pietro, perché Pietro dice: Signore, quante volte dovrò perdonare il mio fratello? Fino a 7 volte? E Gesù dice: no, fino a 7 volte, fino a 70 volte 7. E perché chiede questo? Come mai il Signore si permette di pretendere questo da Pietro e quindi da me? Perché dice: Dio nei tuoi confronti assolve i debiti, non è in debito con te, perché ti ha condonato, ti ha perdonato tutto. Allora, se tu sei stato perdonato, devi far circolare questo perdono, eh? Se non lo fai circolare, il tuo organismo muore. Noi riceviamo tanto, ecco, la consapevolezza dei doni ricevuti significa capacità di condivisione dei doni e dei beni. Mentre con questa ottica qua io acquisto, conquisto, poi impongo un ordine, ma così non c'è pace vera. Per chi di voi fosse pratico di geografia, è un esempio che faccio spesso ma mi colpisce tanto. Sapete che cosa distingue un mare da un lago? Il fatto che i mari e gli oceani sono molto più grandi, ma ci si scambiano anche tra di loro, no? C'è una comunicazione. Esiste un mare in questo mondo che riceve ma non dà niente, non comunica, riceve soltanto. Lo sapete come si chiama? Il Mar Morto. Perché se tu ricevi e vuoi solo ricevere e non dare,
e mantenere questo modo di ricevere e poi non dare niente, non puoi pensare di essere tu vivente o creare vita attorno a te, crei morte. E la nostra società occidentale, militarizzata, solo l'uso, ma il detenere le armi nucleari è immorale, è gravissimo, è peccato, dice, non puoi pretendere di essere un operatore di pace se ricevi senza dare. Ecco perché Gesù dice fino a 70 volte 7, perché tu fino a 70 volte 7 da Dio ricevi, quindi non essere mal morto, sii un male normale nella vita, ricevi e dai. Non voglio prolungarmi, vedete, tutte le cose che ha aggiunto Antonio io le salto. Sto leggendo in questi giorni un libro che mi sta sconvolgendo, l'ho accennato ad Oliviero, grande, ce l'hai qui, bravo, si chiama La guerra dei metalli rari, il lato oscuro della transizione energetica e digitale. La guerra dei metalli rari, si parla poco. Noi siamo tutti fissati adesso con la transizione energetica, l'energia rinnovabile che finalmente è pulita, finalmente non inquiniamo, le macchine ibride, finalmente avremo un mondo attento all'ecosistema e così via, dimenticandoci che di fatti indirettamente noi stiamo facendo una guerra in giro per il mondo con l'apertura delle centinaia di migliaia di miniere che sfruttano questi metalli rari per poter fabbricare i nostri cellulari, i computer, le macchine ibride e così via. E siamo in questo momento dei propagatori, dei moltiplicatori di una guerra verso il creato, a proposito di ecologia integrale, perché emerge anche da questo libro, qualora ce ne fosse ancora bisogno, che l'Europa sfrutta abbondantemente questi metalli rari e sul mercato nero si comprano a prezzo bassissimo, e l'Europa continua in maniera, la nostra rispettabilissima Europa, anche gli Stati Uniti, anche tutto il mondo ricco, stanno fabbricando questa roba qua, no, l'elettronica, ma la scaricano poi ulteriormente sui paesi poveri. Se non è guerra questa, che cosa è? Tra l'altro una delle cose che mi ha sconvolto, e vado avanti, una delle cose che mi ha sconvolto di questo libro, che ad un certo punto dice che l'umanità ha estratto negli ultimi 30 anni più metalli rari di quanto non ne abbia estratto negli ultimi 60.000. Quindi il sistema, la pace, diciamo così, è operatore di pace integrale a proposito dell'ecologia integrale. Allora io dico, ma perché non riusciamo a capire le cose? Perché non riusciamo ad intraprendere seriamente un cammino di pace e viviamo ancora l'atteggiamento della Pax Romana, anche nei nostri rapporti interpersonali? L'atteggiamento della Pax Romana, cioè io impongo la legge con i miei criteri, tu la devi rispettare, perché se no, essendo più forte di te, sono io nella contrattazione a volte tra nazioni quello più forte, quindi impongo le mie regole e tu che sei debole devi sottostare a questo. Come mai non abbiamo il senso civico di lottare, appunto, non del cimitero, come dicevi tu? Io sono stato parroco dopo prima porta per circa 5 anni e dicevo la mia parrocchia è perché mi dicevano come va Don Bene in parrocchia? Ah, va benissimo, sono tutti morti perché stiamo lì al cimitero di prima porta, insomma. Appunto, la pace vera si impone non con la guerra, ma con il cammino che tu citavi benissimo con Don Tonino. Allora, come mai non riusciamo a capire e non diventiamo effettivi operatori di pace? Perché oggigiorno, ecco, le parole della pace, degli operatori di pace, che sono ascolto, dialogo, comprensione, umanità, empatia, solidarietà, giustizia, carità, sembrano quasi fuori moda. Come mai?
secondo un teologo, di cui non sono sicuro se fosse Giro o qualcun altro, non ne sono sicuro, lui dice, sembra che l'umanità abbia una specie di necessità impellente di intraprendere una guerra devastante ogni 50 anni, cioè sfogarsi per poi rendersi conto quando siamo stati cattivi e ricominciare un cammino di pace. Come mai ancora nel 2020 rischiamo di vivere situazioni di guerra, questa famosa guerra mondiale a pezzetti? Come mai? Ed ecco il Papa quello dice che è il cuore dell'uomo che dovrà cambiare, non le leggi o il rispetto delle leggi. È nel cuore che va dominata, governata la tentazione di prevaricare, di far scatenare la violenza del più forte. È nel desiderio di possesso, nella volontà di dominio, nell'egoismo, nella superbia, nell'odio, la perversione delle relazioni, le ambizioni egemoniche, gli abusi di potere, la paura dell'altro, la differenza vista come ostacolo. Sono questi gli ingredienti che non solo non generano pace, ma alimentano la guerra. Allora forse è dal cuore umano che va rieducato, rievangelizzato, che parte dalle relazioni piccole, semplici, dal condividere ciò che si è con molta semplicità, dal domare il cuore che parte la pace. Non si tratta quindi che la pace o gli operatori di pace non siano più alla moda. Si tratta, a mio avviso almeno, anche da quello che il Papa dice, a ritornare a rieducare il cuore singolo e poi, come dire, concependoci come un organismo vivente, far circolare ciò che si riceve, come il sangue che circola nell'organismo per mantenerlo vivo, insomma. Riconciliare con il cuore, non viverlo, come diceva qualche giorno fa il Papa, il cuore umano non è una piazza dove dobbiamo ospitare qualunque cosa, è un tesoro da custodire, da alimentare, non una piazza da far invadere di qualunque cosa. Ecco, a me sembra questo anche il significato dell'attuale messaggio di quest'anno, e ritorniamo al cuore, non alla Pax Romana. Grazie. Bene. Abbiamo direi diverse sollecitazioni che, come dicevano sia Monumenti e Tonio, sono solo l'inizio di un percorso, perché poi i temi affrontati sarebbe bene approfondirli e studiarli, ecco. Io ricordo sempre l'Assisi, quando uno dei convegni giovanili ci fu questo mitico dibattito con un signor Cavacci, l'allora generale del corpo d'armata Capuzzo, allora a chiedere a Cavaccio come possiamo lavorare per continuare a lavorare per la pace. Il signor Cavaccio disse molto direttamente: la prima cosa che dovete fare è studiare, dovete sapere di che cosa si parlate. Dice, ma studiare però, cioè sottolineare, fare le domande, non le giudicare. Ecco, forse quello che Ben e Tonio ci hanno detto oggi è che è necessario studiare. Abbiamo un po' di tempo per eventuali domande, integrazioni, sollecitazioni, anche condivisione, insomma. Può essere anche interessante iniziare questo cammino insieme, no? Cercare di mettere un po' in comune una serie di input che forse possono essere arrivati. Per cui se qualcuno ha qualcosa da dire, non è adesso mai più, lo può dire adesso, lo può dire anche dopo, insomma adesso può essere un momento buono. A lei. Grazie. Sono Luigi De Salvia, sono stato citato così, non di Religio for Peace.
Ma qui parlo a titolo personale, sollecitato da quello che ho sentito, a parte, ecco, sentito l'amico Tonio e tutta una serie di sollecitazioni che, per quanto mi riguarda, insomma, animano un po' la mia attività, le mie motivazioni proprio di vita. Mi ha colpito anche l'espressione, ha detto Don Ben, di questo nostro debito nei confronti dei vuoti degli altri, perché questo, diciamo, è un segno di gratitudine, soprattutto per le persone di fede. E allora sollevo una questione delicata. Giustamente abbiamo denunciato la nostra tendenza cainica che si ripropone, la nostra insicurezza, sfiducia, eccetera, che ci porta alla violenza, eccetera. Allora ecco anche l'attenzione più difficile, questo debito del vuoto verso chi ha poi bisogno di armarsi e di accumulare, e anche verso di noi quando abbiamo bisogno di accumulare e di armarci. Questo va tenuto presente, ecco, veniva detto di questo cammino permanente con l'utopia, nonostante ci sia il mistero del male, però soprattutto per le persone di fede, il Signore mio pastore non manco di nulla anche in valle oscura, e la gratitudine, se riusciamo a vivere questo, la gratitudine e l'attenzione al vuoto di quegli antipatici che sono violenti. Grazie. Facciamo così, no, perché non mi guardavo dietro. Allora, io ho un bel dilemma, e ce l'ho da un pezzo, occupandomi di educazione alla pace, avendo poi imparato a fare educazione al conflitto, perché in realtà dobbiamo imparare a stare anche nelle relazioni difficili, avendo fatto Movimento per la Pace, insomma. Ci sono due piani, diceva Lanza del Vasco, un discepolo di Gandhi pugliese, peraltro di origine. Abbiamo poco tempo, impariamo a non avere fretta. Un paradosso, un ossimoro, una contraddizione in termini, per dire che per fare il lavoro sulla pace bisogna fare un po' come questa mattina noi qui, approfondire, non dare niente per scontato, prendersi il tempo, digerire, ruminare, crescere. Però tutto questo richiede appunto tanto tempo. La storia dall'altra parte va veloce. I processi di guerra, di dominio, di devastazione sono terribilmente rapidi. Noi facciamo un lavoro molto efficace in queste circostanze contro non la guerra in corso, non quella dopo, forse quella dopo ancora. Altri lavorano con ben altri mezzi a preparare la prossima guerra e quella dopo ancora. Allora, resta il problema della sproporzione. La sproporzione fra il lavoro che facciamo noi e il lavoro che tante altre istanze, composte a volte da persone per bene, che stanno dentro meccanismi però di ricerca, di produzione, che vanno in quella direzione lì. Resta il problema della sproporzione. Allora, per ragionare un attimo su questo problema di sproporzione di tempo, di risorse, di energie, vi lascio questa bella patata bollente sul tavolo, se c'è un po' di tempo la affrontiamo, tanto penso che ce la portiamo dentro in più di uno. Ok? Grazie. Ho notato che siamo a ridosso di metà mattinata, se oltre alla patata bollente abbiamo qualche altro contorno da metterci, poi portiamo tutto al fuoco. Ci ha aiutato a guidare e anche a chi eventualmente rispetto a questo ha delle riflessioni da fare. Eccoci. Buongiorno, io sono Massimo, accompagno la classe del 21 Norcia per questo incontro. Io volevo chiedere a Antonio, visto che alle 11.30 poi i ragazzi devono andare via, quindi per avere uno scambio. E alla luce del dinamismo che c'è, insomma, nella costruzione della pace, del dialogo, della conversione ecologica, volevo capire quanto sia importante, soprattutto per i ragazzi, ma per tutti, il valore della testimonianza. Infatti nel messaggio il Papa afferma: il mondo non ha bisogno di parole vuote, ma di testimoni convinti, di artigiani della pace, aperti al dialogo, senza esclusioni né manipolazioni.
Per i ragazzi, per tutti, per me in primo luogo, insomma, ma anche per i ragazzi, credo sia importante il valore della testimonianza, perché è il luogo attraverso cui loro possono vedere questa continuità, no? Ecco, delle parole che ascoltano e le relazioni che vivono. E penso che siano anche molto intelligenti nell'individuare subito quale sia la contraddizione che c'è nella scuola, nei contesti di vita, nelle comunità, nelle famiglie. E quindi voglio sentire, ecco, una parola a questo riguardo. Penso che i ragazzi devono andare via e non vogliamo assolutamente creare conflittualità ulteriori a casa con la scuola. Diamo la parola a Antonio, però è abbastanza. No, sei tu quello che devo dire. Chiaramente a Don Ben, perché credo che in tutti i casi questo rapporto tra la testimonianza, che è poi la cosa che portiamo avanti, e la necessità invece di bilanciare con una assoluta consapevolezza di difficoltà, quella forza, quella diversità che ci diceva prima, potrebbe essere una chiave di lettura su cui aprire un lucro. Sì, grazie anche di questi interventi, perché più che domande completano, integrano anche alcune delle cose che abbiamo detto e tante altre ci sarebbe ancora da dire, proprio perché il cantiere della pace è sempre attivo e non c'è mai quel cartello, no? Personale a completo o fine lavori. E il tema della sproporzione per me è molto concreto. Io fino a qualche tempo fa dicevo quante risorse vengono destinate alla ricerca, appunto, di nuovi sistemi di arma, e quanti invece all'educazione della pace, alla scienza della pace, perché c'è una scienza della pace. E io ho pensato anche in un intervento guardando ai più giovani, e quindi però proprio per guardare ai più giovani, voi non avete idea, ma io continuo a credere, ma penso di essere in buona compagnia, che ci sia una maniera alternativa alla difesa violenta, e ci sono testimonianze storiche in cui anche gli eserciti più attrezzati hanno trovato difficoltà proprio dalla difesa popolare non violenta, che è una cosa che abbiamo per molto tempo affermato in maniera forte, poi è passata quasi sotto silenzio, è rimasta spesso accantonata e impolverata, per alcuni addirittura ridicolizzata. Io continuo a credere che lì ci siano delle risorse incredibili. Il problema qual è? Io prima ho fatto riferimento ai droni a conduzione remota, no? Per cui attrezzati con una telecamera da una parte, da un centro di comando, si riesce a vedere che cosa inquadrare, come reagire, quale arma, utilizzare, e quindi centrare l'obiettivo e quant'altro, no? E la tecnica militare attuale, soprattutto sulla robotica, è invece orientata su robot completamente autonomi, cioè non a guida umana remota, ma robot che quindi non implicano la perdita di vite umane, che vengono posti negli scenari di guerra e vengono attrezzati con algoritmi. Quindi, io adesso balbetto, vengono programmati, ma la cosa è ancora più approfondita di per sé, in maniera tale che di fronte a uno scenario di questo genere la macchina robot deve reagire in un determinato intelligenza artificiale è quella che normalmente
pensiamo appunto come intelligenza artificiale. Bene, e ci sono situazioni, questo pone dei problemi oggi etici, morali, altissimi, perché nel momento in cui c'è una simulazione o una cosa che assomigli molto a quello scenario e il robot uccide in quell'area con chi lo ha costruito, con chi l'ha costruito, no? E non puoi neanche, come dire, fare un tribunale e, un, e una sentenza contro il robot. Ed è una frontiera, guardate, completamente nuova. Ci sono dei nostri amici in maniera particolare che stanno studiando molto il problema in maniera approfondita, ci sono dei convegni che si fanno, no? Quindi immagino soltanto, voi sapete che delle cose che noi utilizziamo abitualmente come la posta elettronica, per dire, è nata in ambiente assolutamente militare, no? E che tutta la ricerca in alcuni paesi come Israele, spesso negli Stati Uniti, viene elaborata appunto in ambiente militare, anche quello di uso civile, no? Allora mi chiedo davvero se noi siamo in grado, no? E c'è realmente, è obiettiva la sproporzione, è obiettiva la sproporzione. È per questo allora che uno dobbiamo mettercela tutta. Se crediamo nella pace, la pace va studiata, va approfondita, ma in maniera seria, continuativa. E due, non dobbiamo assolutamente demordere dal fatto da chiedere anche alle istituzioni che, voglio dire, bisogna metterci dentro delle risorse e che quindi la scienza della pace, che non è si dispace il parabellum, cioè che bisogna preparare. Sapete, il giorno dopo Trump, il giorno dopo quell'attacco che vi ho detto e che Don Ben ha ancora di più dettagliato, il presidente degli Stati Uniti ha detto: guardate che io non ho fatto quell'attacco per iniziare una guerra, ma per evitarla. Allora tutti quanti da applaudire, no? Tutti quanti da applaudire, dice, ha ragione, quello stava preparando delle cose. E quindi tutto da applaudire. E io mi sono ricordato di una saga che c'è, no? Quella di Bertoldo, Bertoldino e Cacasenno, in cui Bertoldo, per ripararsi dalla pioggia, si gettava nella piscina. E dice, le acque, le gocce di pioggia non mi raggiungono. Allora noi per evitare la guerra, no? Ne facciamo un'altra. Per evitare la guerra uccidiamo le persone, che è una guerra, di fatto. Non so se riesco a comunicare la cosa. Il oggi, soprattutto oggi, se vuoi la pace prepara la guerra, è davvero un ossimoro, una contraddizione terribile. Non è praticabile in nessuna maniera. Sulla testimonianza, io penso davvero che oggi ancora più di ieri è importante. Sapete perché? Perché qua c'è Don Ben, potrebbe raccontarvene molto di più di quante ne posso raccontare io, ma tutte le persone che io incontro che sparano ad altezza uomo sui migranti e quindi riciclano i pregiudizi, i luoghi comuni, no? Eccetera. E io rispondo spesso dicendo: scusa, ma Irina? Irina chi? Irina, la badante di tuo padre. Perché c'entra Irina, no? Come c'entra? È una migrante, anche lei è qui per. Certo, ma dice, ma mi dire Irina è diversa. Io ho fatto un esperimento, esperienza semplice d'Assisi, ho accolto alcuni migranti, la cosa più importante è insegnarmi un po' di italiano e poi li ho portati nelle scuole. E di fronte a questi incontri di volti, di storie, cadevano tutti i pregiudizi uno dopo l'altro. Quando Mamadou ti spiega
come si vive in Ghana, come si vive, in quel caso suo era la Guinea, no? Come si vive in Guinea, come era felice lui di stare con suo padre, con sua madre, con sua sorella, con la gente, eccetera, di mangiare le cose che gli piace mangiare piuttosto che mangiare la pasta in Italia, di come non voleva venirsene via ed è stato costretto a venirsene via, quindi ti racconta che scopri che i migranti non germogliano come l'erba a Lampedusa, ma che arrivano da un'altra parte, da una condizione che forse noi abbiamo creato. Quindi riconsideri un po' di tante cose e soprattutto conosci i mondi. Ecco, per me, nella guerra il nemico è sempre un obiettivo, è sempre un obiettivo, no? Tu lo vedi, lo inquadri sullo schermo, lo uccidi e spari, no? Mantlaggi il missile, fai qualcosa. In genere non c'è un volto, non c'è un volto che ti parla, non c'è una storia che ti racconta, no? Non è una vita. Io sono stato cappellano in un carcere di massima sicurezza. Ed era il momento in cui c'erano i detenuti politici, quelli che pensavano di cambiare la situazione e il sistema con la violenza. La situazione è cambiata radicalmente nel momento in cui loro, che erano in quel momento privati della libertà e quindi anche degli affetti, eccetera, sono stati visitati da alcuni familiari di vittime. Sono stati scritti poi libri su questo. I familiari di vittime. E la cosa straziante, però così profonda, era l'incontro tra la figlia di uno che era stato ucciso esattamente da quella persona che stava incontrando. E quello si incontrava di fronte ad un volto, lui aveva abbattuto un simbolo e lo diceva, per me lui era il simbolo di un sistema, ma quel simbolo di un sistema era una persona umana che aveva dei vincoli di affetto e che adesso ti venivano puntati davanti. Per cui voglio dire, gli operatori di la testimonianza che io chiederei davvero di riscoprire non è quella degli eroi, quanto eroismo c'è in quello che vi ho raccontato adesso, quanti ostacoli, quante paure da vincere da entrambe le parti, tra l'altro, no? Ma non, è proprio quello di scoprire i volti, di ritrovare le persone in carne e ossa, no? E poi di situazioni davvero, vi ricordate quel proverbio antico che dice che fa più rumore un albero che cade che un'intera foresta che cresce? Noi, la testimonianza oggi significa riuscire a dare la parola alla foresta che cresce, che di per sé rimane muta, che di per sé rimane muta. Allora, se noi riuscissimo a conoscerla un poco di più, no? Ecco, io penso che l'educazione alla pace, concretamente, no? Quella appunto che ti rimette in relazione con le persone in maniera corretta, adeguata, nasce dalla scoperta dei volti, del volto dell'altro. E poi il secondo passaggio è il discorso dei sandali che vi dicevo prima, prima di giudicare l'altro fai sette sandali e fai sette miglia nei suoi sandali. Allora, se non ci sono domande, vediamo ragazzi, per mezzo minuto, così li salutiamo. Se qualcuno deve chiedere qualcosa. Allora, direi che possiamo chiudere questo momento. Lo chiuderei con una frase di Thomas Merton, che mi pare attinente al lavoro fatto stamattina. Se questo compito di costruire un mondo di pace è il più importante dovere del nostro tempo, esso è anche il più difficile. Richiederà infatti molta più disciplina, più sacrificio, più pianificazione, più meditazione, più cooperazione e più eroismo di quanto la guerra abbia mai chiesto. Ecco, con questa considerazione vi ringrazio per la presenza questa mattinata, per il lavoro fatto, per l'eroismo con il quale siete arrivati e vi auguriamo che questo cammino
non smetta mai di mettersi in moto e di guardare avanti. Grazie e buona giornata a tutti.